Eccoci tornati su Palworld. Allora, siamo praticamente nella nuova location. Oggi ci andiamo a build a casa. Praticamente ho messo da parte un sacco di materiali, quindi teoricamente non dovremmo avere problemi. Prima di fare questo, però, mi vorrei spostare un attimino. Faccio vedere anche dove si trovano le tecniche, diciamo, o almeno dove si potrebbero trovare con potenza 250. Quindi ce ne andiamo di qua, a nord del bioma lavico. Ovviamente fa caldo, quindi cambiamo armatura, anche se distrutta non fa niente. Appena finiamo di build a casa penso di arrivare a tutto. Allora, praticamente dal teleport ci spostiamo guardando il mare, l'albero, sulla sinistra. Su casa lì qua sopra e c'è praticamente l'alberello che diciamo l'ultima volta ci ha regalato la meteora draconica con potenza 150. C'ha un sacco di cooldown. Credo che 55 CT corrisponda a combat time. Però ovviamente non è che ci sono proprio sicuro. Mettiamola così. Però molto probabilmente sì, che più o meno. Non è che l'ho contato i secondi, ma mi sembravano 55. Allora, sfera d'era purtroppo ce n'abbiamo soltanto una. Perché non so quanti lingotti di metallo ci servono per buildare, quindi meglio aspettare un attimino. Allora, prima tecnica, raggio pallo. Con potenza 150. Non elementale, ma comunque 150 di potenza non è per niente male. Poi abbiamo pioggia acida, potenza 80, niente di incredibile. E di nuovo meteore draconiche con potenza 150, cioè comunque è andata bene, nel senso. E niente, ora ci spostiamo un attimino in base. La neve, che c'è praticamente l'uovo gigante da fuoco da schiudere. Speriamo ci esca qualcosina che non abbiamo di tipo fuoco. Incrociamo le dita e ci vediamo tra un attimo. Tra l'altro, prima che mi dimentico, ho esplorato un pochettino per quanto riguarda il deserto. Praticamente ci sono due boss, uno di livello 47 e uno di livello 50, ma in realtà sono due. Cioè, sono praticamente nello stesso punto due di livello 50. Tra l'altro uno, se non sbaglio, era non elementale e l'altro invece era l'oscurità. Quindi, insomma, quelli probabilmente li affronteremo più avanti. Già che c'ero recuperato un po' di carbone e ci abbiamo fatto la fibra di carbonio. La comincio già a pigliare, che non si sa mai ci può servire. Poi, per quanto riguarda l'ovetto gigante, speriamo che sia, diciamo, un pal che non abbiamo. Oh, cavoli. Blazol Noct. Finisce sempre per mangiare carne corrotta. What? Ok. Questo non ce l'avevamo. Fatemi controllare un attimino. Se solo riuscissi a vederlo. Ok. Aspetta, questo sembra veramente bello. Rapidità. Incremento della velocità di movimento del 10%. Caspita. Quando combatte insieme a te aumenta la possibilità di ottenere oggetti sconfiggendo palle di attributo non elementale. Fuoco oscurità. Beh, c'è da dire che è veramente bello. Magari mettiamolo un attimino in squadra. Mi dispiace questo Zaku, però, insomma. Potrei anche vedere, no? Aspetta, raga. Ok. Ma mica possiamo fargli la sella. Tra l'altro abbiamo fatto finalmente il livello 36. Scusate, 35. Abbiamo sbloccato le sfere ultra, ma ci serve praticamente la fabbrica per la produzione in serie per craftarle. Ci vuole il lingotto raffinato, quindi la fornace migliorata e il circuito elettrico che richiede polimero e quarzo. Quindi vediamo un attimo. Forse possiamo anche per assurdo fare la sella. Ci manca un po' di cuoio. Quasi quasi, vediamo un attimo. Allora, poi volevo sbloccare il rampino migliorato e il lanciasfera a colpo singolo. Poi piano piano cerchiamo di fare tutto. Allora, una cosa alla volta. Ci manca praticamente soltanto il cuoio. Quindi quasi quasi lo andrei un attimino a comprare. Qua non ci sono monete, le ho spostate già. Allora, andiamo un attimino alla nuova location. Invece andiamo a recuperare le monete e andiamo a comprare il cuoio. In teoria qui ce ne dovrebbe essere abbastanza. Vabbè, 48.000 monete per comprare un po' di cuoio. Credo proprio ci possano bastare. Allora, piccolo insediamento. Ecco da qui. Aspetta,
Allora, in teoria tu dovresti vendere il cuoio. Non voglio esagerare perché poi magari ci servono anche le monete per comprare altra roba. Allora, cuoio, eccolo qui. Ne compro 60. E in realtà le monete sono utili anche per quanto riguarda la medicina di qualità, che comunque i pal vanno in debolezza o altri debuff, quindi ci può sta, diciamo, comprarle poi. Comunque se ne ha bisogno. Caspita che frame drop. Oh, cavoli. Allora, torniamo un attimino indietro. Cominciamo a partire con la base. Poi facciamo il bancone e ci craftiamo praticamente asella per lui. Allora, vorrei cominciare a mettere qualche palla in base che ci dia una mano per quanto riguarda il lavoro manuale, no? Allora, cominciamo a mettere un po' d'oro. Che hanno praticamente il lavoro manuale a uno, no, meglio di niente, però almeno ci danno un secondino, una mano per costruire. Sì, però dovete stare calme. Vabbè, loro dormono, non gliene frega un cavolo. Facciamo che faccio diventare un attimo il giorno, che sennò una mano, ma sa proprio che non ce la danno. Tanto per quanto riguarda la statuetta, caspita, ce ne mancano ancora 5. Vorrei vedere un attimino per quanto riguarda lui se possiamo potenziarlo. Purtroppo no. Peccato. Ci servono le anime piccole da ballo, assurdo. E niente, raga, vado un attimino a dormire. Aspettiamo che diventa giorno e poi ce ne andiamo a build a casa. Allora, vediamo un attimino. Cerchiamo di fare le cose per bene. Allora, qua c'è tutto. Vorrei andare direttamente da metallo. Perché sinceramente ci può stare. Non peraltro. Allora, devo stare attento al confine del territorio, perché poi se no, se c'è qualche bancone che è leggermente fuori, poi gli dà noia quando, diciamo, a craftare le cose. Non vorrei fare niente di troppo gigante, facciamo tipo un 4x5. Può stare. Tanto c'è tutta quell'area là davanti. 4x5 secondo me è l'ideale perché comunque la porta è singola, no? Quindi... Oh cavolo, ma la porta c'è, sì. Eccola qui. Vorrei mettere anche la scaletta, però se è possibile. Ma la fai mettere. Vabbè, fa nulla. Allora, almeno i muri. Grande così. Tra l'altro ha fatto il livello 7. Ah, praticamente piazziamo cose e lui prende un pochettino d'expo. Ok, ci può stare. Chissà poi a livello 35 che abilità sbloccheranno. No, perché qua non me lo fai piazzare? Non scherziamo. Ma dimmi che ti dà noia l'albero, cioè nel senso. Il farm smantella tutto. Ok. Oppa un attimo, caspita, mi ha fatto prendere un colpo, ho detto cavolo. Allora. Vediamo un attimino. Almeno che si chiude qui. Poi ci facciamo la zona cucina, la zona letto, la zona craft. Allora. Praticamente qua è l'entrata. Ok, quindi zona cucina, ce la facciamo qua sotto. Secondo me ci può stare. Cosa tipo del genere. Dove dà la porta? Non so se parla tipo così, in 2x2. Forse in realtà 2x2 può anche bastare. Non so quanto metallo sto a consumare, ma non fa niente, si ricrafta. Poi praticamente di qua ci andrebbe il muro. Sì. Con la rampa giustamente quando andare su. Rampa che non mi fa mettere perché il gioco non vuole collaborare. Però se ti metto tipo il soffitto qui. Ok. Però mi devi mettere anche un muro qua perché sennò mi dà noia. Nel senso, sennò. Che cavolo. La faccio così e poi metto la scala. No, eh. Cioè,
Cioè, o metto il muro o metto la scala. Mi sembra un po' una cavolata, nel senso. Vabbè, guarda, se proprio tocca fa così, facciamo così, nel senso. A questo punto però posso fare la cucina un po' più grande. O qua ci facciamo la camera da letto. Facciamo che qua diventa la camera da letto, che tanto non credo ci serva tantissima roba. Tanto il tutto è provvisorio, ma le che va dentro si può cambiare a disposizione, ecco. E poi praticamente qua sopra, diciamo, un pochettino di spazio comunque ci viene, no? Non so se mi piace di più in pietra oppure in metallo, perché ne dite? Meglio in pietra o meglio in metallo? In legno vi sconsiglio di buildarci, perché se vi ricordate, diciamo, ci hanno attaccato i bracconieri o i pal, non lo so, e mi ero allontanato dal PC e tipo mi sono trovato la casetta in fiamme, nel senso, è stato proprio il massimo. Non chiedere nemmeno tantissimi lingotti in realtà per costruire il tutto. E poi praticamente sopra ci possiamo fare un'area dove, diciamo, o facciamo zona craft o zona incubatrici, no? Comunque spazio ce n'è un bel po', non so se mette qua sotto per quanto riguarda. Vediamo un attimino. Risorse insufficienti. Ah vabbè, vuole bacche, non è un problema. Tocca mettere anche queste due strutture qui che comunque ci servono. La pressa, eccetera, eccetera. Ma quasi quasi ci metto i banconi qua sotto. Non so se effettivamente poi andando avanti, questo qui, tipo a fabbrica per la produzione in serie, può sostituire il bancone. Voglio vedere se riesco a farne entrare due di queste qui, tipo così, e poi mancano i chiodi. Banco da lavoro di qualità lo metto, anche se teoricamente questo dovrebbe essere sufficiente. Damogli un attimo una mano pure noi, così almeno si fa prima, anche se ci servirebbe il generatore. Anzi, facciamo una cosa mentre loro buildano. Sistemiamo anche per quanto riguarda i letti, no? Allora, per quanto riguarda i letti, non voglio fare una struttura chiusa, ma per il semplice fatto che a volte, non lo so, o come se non ci passassero dalle porte, si bloccano contro i muri e diventa un po' critica, no? E poi magari non vanno a mangiare, cioè nel senso, non è proprio il massimo, ecco. Si potrebbe fare pure una piattaforma qua fuori per quanto riguarda la fabbrica per la produzione in serie di sfere 2. Così magari invece che mettere tutto quanto dentro, questa vista che è gigante, mettendola fuori è un attimino meglio, no? Penso. Non lo so. Poi praticamente una delle prime cose che dobbiamo mettere è il ranch. È il campo, diciamo, questo qui per l'allevamento. Perché comunque ci producono sfere che si possono rivendere. Perché non me lo fa piazzare? Ok, ora sì, non lo voglio mettere proprio attaccato al bordo perché ci voglio mettere poi i muri, no? E qua invece da parte ci mettiamo la pressa. Dai, riesco a trovare. Ho il generatore. Ci potrei piazzare anche il generatore in realtà. Ok, quello l'abbiamo messo, poi ci servirebbe. Vediamo un attimino, sa, riesco a vedere. Calderone da strega. What? Ok. Casca e piccone, ceppo e ascia, silo. Tutta sta roba qui poi magari si vede un secondo momento. Certo che due aiuole ce le vorrei mettere però, perché comunque. Caspita quanto cemento ci vuole, oh. Ma se ne posso mettere una non c'ha senso. La mettiamo in un secondo momento, ma ne voglio mettere più di una. Cioè una sola, ma è triste. Questa qui, cavolo, mi piacerebbe metterla, ma vediamo magari di mettere le cose prima utili e poi le decorazioni. Qua fuori, per non fare tutto quanto in metallo, ci metterei direttamente queste qui in pietra. Se no diventa, non lo so, tutto troppo troppo in pietra, no?
Allora, sistema un attimo qui. Poi che ci manca? Il letto per noi, il letto per i pal. Se può fare quello migliore, no, ci mancano i chiodi. Ci comincerei a fare questo qui provvisorio e poi magari si sistema quello praticamente successivo, che sarebbe quello gigante del letto, tipo. Aspettate un attimo che non lo vedo. Enorme letto per palle, cioè a sto punto invece che fa quello intermedio facciamo quello iniziale e poi gli facciamo questo. Mi sembra un attimino meglio. Allora, dicevamo, ne dobbiamo fare 15. Aspetta, cavoli, facciamo che provvisori li metto qui. Almeno così hanno il posto, diciamo, per dormire. Non dovrebbero lamentarsi. Così almeno pian piano possiamo tenerle fuori, ci danno una mano pure a costruire. Mi sembra un attimo meglio, no? Per quanto riguarda la mangiatoia, voglio mettere qua vicino perché è un attimino meglio, sia per lasciarci la roba, sia per loro quando a mangiano. Sempre se me la fa mettere. Almeno gli dà meno noia, no? Poi stavo a vedere praticamente la fabbrica per la produzione di sfere, però la 2. Ci serve pure la fornace migliorata, tocca vedere dove caspita infilarla quella. Allora, cominciamo a mettere pure la pressa. La pressa dove ce la possiamo mettere? Tipo da queste parti, pure in realtà va bene. L'importante è che ne è fuori, altrimenti poi non ci vanno, no? Poi ci mettiamo questo qui per quanto riguarda il legno. La cava di pietra, perché comunque la pietra si può convertire in frammenti da paldium con la pressa, no? Quindi comunque ci serve. Il mulino aspetta un attimino. Serve quell'altra però. Per la produzione in serie. Non riesco a vedere. Cioè sto trovando tutto tranne quella. Eccola qui. Oh cavolo, ci vuole lingotto raffinato, circuito, chiodi, mamma mia, un casino di roba. Ok, allora, tocca mettere prima questo. Questa qui mi conviene metterla fuori però, perché per convertire i lingotti noi andremo ad utilizzare il nostro drago da fuoco oscurità che è notevolmente veloce, no? Ma potrei mettere proprio qua di fianco, tipo. Qualcosa del genere. Serve anche quella primitiva però. Perché praticamente lui c'ha sputafuoco livello 4. Cioè veramente per cuocere il metallo è un attimo, raga. Cioè fa velocissimo. Quindi veramente tanta roba. Poi per quanto riguarda il wrench, se solo riuscissi a vederlo. Il wrench. Cavoli, perché non lo trovo? Vorrei mettere anche qualcosa di queste qui dentro, però si fanno un po' da decorazione. Tocca andare a piazzare anche l'incubatrice. Allora, il wrench grande così. Il problema è che questo qui non è che è gigante di più. Ma se tipo spacco sto sasso, no? E ci piazzo il wrench sopra, mica riesce. Non esce. Vabbè, che anche se spawna dentro fa nulla. Cioè, l'importante è che insomma collaborano, no? Mi sa che devo riparare il piccone, però. Allora, comincio a mettere un altro paio di lettine, perché sennò qua questi sono scontenti. Giustamente, vogliono un posticino per riposarsi anche loro, no? Allora, così sono 6. Ne comincio a mettere 8. E niente, devo andare un attimino a riparare il piccone, anche se produzione in serie e banco per le riparazioni. Qua c'è posto, in realtà sì. Questo è l'altro al contrario. Allora, dacci un attimino la mano. Così si fa subito.
Grande così, riparo oggetto, ci andiamo a riparare il piccone. Ora un attimino che se togli sto sasso qui, almeno così ci possiamo piazzare il wrench in teoria tranquillamente, o almeno spero. Devo andare a lasciare anche un po' di cibo dentro la mangiatoia perché stanno senza cibo, cavoli. Ora con calma cerchiamo di sistemare tutto. Allora, il wrench. Io ho qualche problema con le costruzioni, cioè per trovare le cose veramente esco pazzo. Allora, qua non ce lo fa piazzare. Qua sì. Mi rimane un po' di spazio lì. Cioè tra sti due c'è un po' di spazio, tocca vedere che metterci, cavolo. Ci si può mettere la capsula per potenziare i palloro, volendo. Questa tanto comunque ci serve, no? Piazziamo questa qui, poi ci mettiamo la statuetta. Ci avanza ancora un po' di spazio, cavolo. Vediamo un po'. No, ma comunque questa zona è buona perché veramente da spazio ce n'è diverso. L'idea all'inizio era di mettere più range, però non voglio esagerare con le costruzioni perché comunque ci serve veramente un sacco di spazio. Per tanti tipi di strutture, no? Allora, per le incubatrici me ne andrei direttamente sopra, sinceramente. Allora, cerchiamo di sistemare un attimino meglio qua sopra. Allora, muro di metallo. Qua ne mettiamo uno. Anche qui. Caspita, devo mangiare. Mangiare un attimino. Olè. Praticamente poi è per salì. Se va a finire qui. Ok. E in realtà qui ci posso mettere veramente un casino di incubatrici. Tocca farmare, diciamo, i pezzi dell'antica civiltà, però fattibile. Diciamo che viene una base abbastanza sistemata. Anche se le cose per la produzione in serie, qua assurdo, mi conviene metterle sopra, perché secondo me una di qua e una di là stanno meglio, cioè c'è più spazio, no? Quindi mi conviene togliere questa qui. E qua sotto invece ci mettiamo le incubatrici. Allora, abbiamo qualche problema a spostarci purtroppo. Allora, di là me la fa mettere, così sì. Pure. Le posso mettere anche più vicine, tipo. Con C annullo. Devo andare a mettere un attimo sopra la piattaforma, diciamo, la produzione in serie, perché sennò qua spostarsi è un casino. Però almeno hanno aggiornato, ora praticamente anche se superi il peso limite, puoi comunque spostarti, il che è tipo fantastico, perché spesso e volentieri si trasportano stacchi incredibili. Allora, chiudiamo un attimo qui, così almeno dopo il muro non abbiamo problemi. Piazza la roba, no? Allora, produzione di serie. La produzione in serie di sfere. Vorrei fare direttamente quella a 2. Cioè, ormai a sto punto ci serve quella. Ci serve pure questa qui, caspita. Allora, facciamo prima questa qua. Quella proprio. La produzione in serie degli oggetti vari, no? La voglio mettere più sotto possibile perché sennò poi dopo un casino. Già faccio a spostarmi. Poi ci servirebbe questa qui per le armi, però ci mancano i chiodi. Sì, ma non mi può dire che mancano i letti, nel senso, te ne ho piazzati altri 4 a terra, se mi aiuti a costruirli. Almeno così è stato a posto. Beh, piano piano li stanno a fare. Allora, tocca fare il bancone perché ci servono un po' di chiodi. Banco da lavoro di qualità, grande così. Grande così. Allora, lasciamo a fare un po' di chiodi, direi. Ce ne fa praticamente due alla volta, quindi 20 ci dovrebbero bastare. Ok. Poi, incubatrice, non è che ne possiamo fare un altro po'. Vorrei fare anche questi però. Io
secondo me sono belle da piazza. Facciamo che aspettiamo magari di fare prima le cose essenziali e poi ci occupiamo delle cose decorative, no? Mi sembra più sensato. Olè. E già comunque con 5 incubatrici invece che 2, cioè insomma, la differenza c'è. Poi probabilmente smantellando quella all'altra base possiamo fare anche altre 2, no? Diciamo che la base comincia a prendere forma. E niente, raga, per il momento mi fermerei qui, così non viene, diciamo, un episodio troppo lungo. Nel prossimo probabilmente ce ne andremo nella Torre del Deserto e poi magari continuiamo per quanto riguarda questa base qui con calma insieme, no? Quindi nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, un mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!